Buonasera a tutte ragazze. Allora, video registrato di sera, come potete capire dalla luce artificiale, e in questo video non mi vedrete, vedrete le mie splendide manine piccine picciò. Guardate che mani giganti. Perché questo qui sarà un video decluttering. Allora, io non avevo ancora fatti questi video decluttering perché spolverando ogni settimana la postazione make-up e tutto quello che c'è dentro i cassetti, eccetera, eccetera, mi rendo conto settimanalmente di quello che ho, quello che uso, quello che non uso, insomma, le cose che non mi piacciono le vado regalando, insomma, buttando quello che è. Lo faccio periodicamente un decluttering, diciamo così. Però, siccome voglio cambiare il cassetto dei fondotinta e dei primer, mi sono resa conto, primer viso parlo, e mi sono resa conto che ho delle cose che non uso, delle cose vecchissime, delle cose che non vanno bene, ho detto facciamo un video decluttering così sistema il cassetto e amen, perché c'è un casino in quel cassetto. Ora vi faccio una panoramica, anche se non si vede granché con questa luce, e poi cominciamo a fare questo benedetto decluttering. Quindi vediamo quello che devo tenere e le cose che devo buttare o eventualmente regalare. Adesso vediamo. Quindi, questo è il cassetto. Allora, io provo a farvi una panoramica del cassetto, ma non si vede niente con sta luce, ho anche il flash del cellulare acceso. Comunque, questo è il cassetto dei fondotinta, primer, viso e correttori che andremo ad analizzare. E quindi cominciamo, insomma, c'è un casino, ecco, vorrei che fosse un attimino più ordinato, vediamo di sistemarlo. Ora io tiro fuori le varie cose e vediamo insieme che cosa tenere e che cosa no. Quindi vediamo un attimino che cosa ho per quanto riguarda primer viso, fondotinta e correttori. Allora, io comincerei da questa vaschettina qui rosa. Vi chiedo scusa per le inquadrature un po' improbabili, ma è la prima volta che registro un tavolo, quindi non riesco, non sono abituata a registrare con la videocamera posizionata in questo modo. Allora, cominciamo da questa vaschettina, senza far cadere le cose, magari, Mari. Questa vaschetta conteneva in origine correttori, adesso c'è dentro di tutto perché appunto nel cassetto c'è un casino. Cominciamo. Tutto ci sono dei campioncini di fondotinta. Questi qui sono della Dior Natural Face, questi con la bustina lunga, questi qui. Questi tre. Questo qui è della... Non mi ricordo più che marca, non è della Dior Natural Face, è di un'altra marca minerale, non mi ricordo quale però. Quindi questi qui li teniamo, campioncini di fondotinta, sono più scuri. Se magari d'estate, quando d'estate prendo un filino di colore, potrebbe andare bene. Poi c'è questo che è il fondotinta nuovo di Essence, quello che ho preso a Milano, e questo l'ho preso adesso, non l'ho ancora usato, stranamente è troppo chiaro per me. Cioè, strano ma vero, è chiarissimo. Io ho preso la tonalità 10 Matte Ivory ed è chiarissimo, c'è la spugnetta sotto e insomma è molto chiaro come fondotinta. Non l'avevo ancora usato, tra le altre cose, oltre al colore chiaro, perché è duro da prendere, cioè in inverno è diventato praticamente calcestruzzo, non si riusciva a prelevare. Ora che sta facendo un po' più caldo qui in Sicilia, diciamo che è più facile da prendere, quindi vedremo. Non l'ho ancora usato, quindi questo lo teniamo, devo provarlo. Questo qui invece va buttato perché è vecchissimo. Questo l'avevo preso a Venezia tipo 5 anni fa ed è della Pure Skin. Questo era tipo il terzo o quarto che ricompravo. È un ottimo fondotinta, mi sa che non lo fanno più, però ormai è troppo vecchio. Non puzza perché ha un odore tipo di talco, però ce l'ho da troppissimo tempo e poi è scuro, quindi non riuscirei a finirlo. Ora non so quanto si veda con questa luce, ma vi assicuro che è scuro, pur essendo lo 01. Purtroppo non abbronzandomi, resto color Fabriano, quindi molti fondotinta sono scuri, quindi questo va buttato. Mi dispiace, ma è troppo vecchio. Ah, i tre che vedete sullo sfondo qui, questi tre. Allora, questo l'ho comprato 2 giorni fa ed è il nuovo della New York Color, quindi questo ovviamente lo tengo. Questo della Makeup Academy lo devo riutilizzare perché non lo sto usando da un po' e me lo sono messa davanti per utilizzarlo. E questo è quello di Kiko, della collezione Neo Noir, quindi questi tre li uso, stanno lì sulla scrivania, cioè stanno proprio lì sulla scrivania perché sono i tre che sto usando di più in questo periodo, quindi questi tre. Continuiamo. C'è questo qui di Kiko, della collezione dello scorso autunno, se non sbaglio, non mi ricordo come si chiama, questo con la macchia di colore, che è il fondotinta liquido nel vasetto, questo qui. Questo non mi piace, uno perché è un po' giallina come colorazione, due perché mi si stende malissimo. Sulla mia pelle si stende a chiazze, e questo è il colore. Sì, si vede abbastanza fedele con la luce bianca. Però mi si stende a chiazze, io questo fondotinta non riesco a utilizzarlo, quindi questo qui, visto che per me non va bene, questo lo regaliamo. Anche perché non l'ho usato, l'ho usato una volta soltanto e non mi va bene. Cioè mi si infila in tutte le... Non le pieghette della pelle, io ho la pelle secca, quindi mi va ad evidenziare tutte le pellicine, si stende male, è sfiato, insomma non mi piace, quindi questo mi sa che lo regaliamo, quindi via, ciao caro. E poi ci sono correttori qui dentro, gli altri fondotinta li andremo a vedere tra un attimo, finiamo prima questa vaschettina, andiamo così. Allora c'è questo che è di Elf, della linea base correttore, questo mi piace tanto, infatti se vedete è il buchetto qui, ed è quasi finito, quindi questo qui lo finisco, si è anche rotto il tappo, che bello. Quindi questo lo teniamo, lo mettiamo qui. Poi c'è il full cover di Kiko e full coverage di Kiko, il numero 03, anche questo lo sto finendo.
E questo è un ottimo correttore sia per le occhiaie sia per le imperfezioni. Però stendetelo bene perché altrimenti si infilano le pieghette. Questo di Catrice che ho preso l'anno scorso, se non sbaglio, su Maquillale, che è il numero 20, si chiama Light Beige. E questo è sempre un ottimo correttore. Eccolo qui. Questo lo teniamo. Non sono tantissime le cose che devo buttare, ve lo dico subito, però ho detto vabbè, facciamo il video. Questa qui di Sephora ce l'ho da tanto come palette, però il beige chiaro l'ho finito, il beige scuro lo sto finendo e poi ci sono due correttori colorati, verde e lilla, quindi questa la tengo. È cremosa come palette di correttori, è molto coprente, molto coprente. Tra le palette di correttori questa è la mia preferita, tra quelle che ho e ne ho diverse, adesso ve le faccio vedere. Poi c'è questa qui che avevo preso da Douglas un po' di tempo fa. Questa non mi piace come palette di correttori, sono tutti correttori non scriventi, l'azzurro che è comunque il colore per la quale l'avevo presa. Adesso vi faccio vedere, cioè vedete l'azzurro più o meno è coprente, gli altri vi faccio vedere il rosa, non si vede, cioè vedete è trasparente rispetto all'azzurro, quindi non mi piacciono i correttori che ci sono in questa palette, però mi interessa l'azzurro che è quello per la quale l'ho presa e quindi la tengo per il correttore azzurro. Vorrei depotarla da qualche parte però non saprei dove metterla, poi la cialdina, quindi la lascio lì dentro. Poi ci sono i correttori della NYX, questi qui colorati, io ho il giallo, il verde e l'arancio, questi qui. E questi mi piacciono molto, soprattutto l'arancio lo uso molto per le occhiaie quando sono in versione panda, infatti vedete alla conca. Questi ce l'ho da tanto tempo come correttori, però non puzzano, sono sempre cremosissimi, scriventissimi, guardate che scrivenza che ha. E quindi questi li tengo, sono fantastici come correttori, guardate che bello questo arancio. E quindi lo tengo anche perché penso di non avere altri correttori arancione, proprio arancione, di questo colore, quindi questi restano con Mari. Poi abbiamo questa qui di Essence che non uso da un po', fatemi vedere se puzza. No, è inodore, che ha il beige, il rosa e il verde. Questa ce l'avevano tutti all'inizio. Quando Essence, diciamo, era prodotta in Italia e c'era la smania per Essence, questo era un prodotto di quelli che dovevi avere per forza, e quindi ce l'avevamo un po' tutte, la Forget It, questa qui, e questa la teniamo. I correttori non è che ne andrò a buttare tanti, andrò a buttare due correttori in stick, adesso ci arriviamo. Poi ho questo di Bottega Verde che è il correttore effetto camouflage, fuoco, ok, anche se è argentata, ecco, non è che si veda molto. Anche questo mi piace tanto, è molto coprente come correttore ed è molto cremoso. È così, qui c'è lo specchietto, e vedete c'è il buco, ed è fantastico questo correttore, è molto cremoso, quindi tecnicamente copre molto le occhiaie perché è molto coprente, vedete? È molto coprente come correttore, ma si fa infilare nelle pieghette, quindi io lo devo stendere con la spugnetta in dotazione, perché se lo vado a stendere con un pennello con le dita mi si infila nelle pieghe. Il colore non ve lo so dire perché non ce lo scrive Bottega Verde dietro i prodotti. Yeah! Anche se adesso mi pare abbiano cambiato il packaging, lo fanno rotondo il packaging di questo correttore. Poi ho il Dream Mousse Concealer nella tonalità 04 Rose Beige, e anche questo ce l'ho da una vita, se vedete infatti è bucato, strabucato, lo devo finire perché vedete, non è che ne manchi molto, manca solo questo qui ai bordi e non ha i bordi rientrati, quindi vedete, non è che ha i bordi rientrati, quindi manca pochissimo prodotto e questo lo sto finendo. Questo mi piace molto per i brufoletti perché essendo in mousse si va a seccare, vedete, si va a seccare sul brufolo e quindi resta fisso il correttore, anche se non ci metti la cipria, si fissa sul brufoletto e via, quindi questo mi piace, lo teniamo. Sì, non darò via molto, lo so, sono una pessima persona per queste cose, per quello non volevo fare video. Poi ho questo qui che è quello verde minerale di Neve Makeup, il correttore green ed è minerale, anche se questo qui praticamente non l'ho mai usato. Effettivamente i correttori minerali, boh, non lo so, quelli in polvere, non l'ho mai usato, ma anche volendolo regalare non saprei a chi regalarlo, è un correttore verde in polvere, quindi questo lo teniamo, non si sa mai, vedremo. Poi vabbè c'è una spugnetta di un fondotinta che avevo finito. Questo qui che è il correttore sempre minerale della Climalux ed è un correttore chiarissimo. Questo dovrei provare a fissarci la cipria sotto il contorno, cioè usarlo come cipria fissativa per il contorno occhi. Vediamo un attimino, io non sto capendo se sto registrando intanto, grande Mari. Poi ho questo che è un campioncino del fondotinta Naked che mi ha mandato Chiara. Chiara, un bacione in mezzo se stai guardando questo video. Sì, io ho le unghie storte, lo so, ho le unghie strane, pazienza, ho i pollici che vanno indietro, yeah! Ed è un campioncino appunto del fondotinta Naked che mi ha inviato Chiara, ancora non l'ho aperto questo. Mi aveva inviato questo e l'HD di Make Up For Ever che è fantastico, quello l'ho finito. Questo qui non l'ho ancora aperto per provarlo. Poi ho la palette di correttori di Elf, la Corrective Concealer. Questa non mi piace perché non è molto scrivente come palette. Ha il pennellino all'interno però, sì, faccio vedere se magari mantiene la messa a fuoco la videocamera. Grazie cara. Cioè vedete, non è che sia chissà quanto scrivente. Guardate il verde, tipo trasparente, il rosa, non... Vedete, non scrive, beige, sono trasparenti, infatti non la uso mai, per quello non c'è il buco. In genere le palette di correttore le ho bucate, questa no, perché non scrive. Quindi non lo so. Per ora la teniamo, però
Vedremo cosa farne di questa perché non serve come pareti di correttori. Questa invece è molto buona della W7. Questa mi piace tantissimo. Questa l'avevo presa io sul sito di The Cosmetic House, se non sbaglio. Poi me ne avevo inviato un'altra, la W7 uguale. Questa l'avevo comprata io la prima. E c'è il buco, se vedete, sono dei correttori fantastici. Sono molto cremosi, ma sono cremosi ma non troppo da infilarsi nelle pieghette, vedete? Sono piuttosto coprenti. Non è la palette più coprente che ho di correttori, perché quella resta quella di Sephora, però vedete, sono piuttosto coprenti. Ho tirato un'unghiata al correttore, grande mai. Tra l'altro ci sono varie tonalità di beige, vedete, ci sono quelle più pescate, tipo 1 e 2, quelle più gialline, quella più albicocca e quella più color pelle abbronzata, ecco. Quindi ci sono varie tonalità di beige, e ci piace. E poi nella vaschettina resta la palette di correttore di Catrice, la All Round Concealer, che mi piace tanto anche questa. Tra l'altro questa mi piace molto per il verde, perché non ha il verde menta che dà sul bianco come verde, ma ho tipo un verde prato. Vedete, è un verde particolare, molto scrivente, ed è tipo, non so se si può apprezzare, però è un verde prato, non è il verde classico che c'è nelle palette, che è il viral menta, diciamo. Quindi è un verde particolare, quindi mi piace, come vedete l'ho usata abbastanza. E poi ci sono dei campioncini di fondotinta, uno di Shiseido e uno della Deborah, che volevo provare. Quindi questa vaschettina è vuota. Rimettiamo a posto questo e andiamo a vedere le altre cose. Sempre in tema di correttori, poi ho questa qui che era una scatolina con il tappo dove ho altri correttori stick, e questo bicchiere dove ci sono altri correttori. Poi io i correttori ce li ho anche in questo bicchiere che vedete qui, però questi sono quelli che utilizzo tutti i giorni, quindi questi già lo so che non devo buttarli, stanno lì e questi li uso ogni giorno, sia questi sia quelli che stanno in un cassettino che non riesco a farvi vedere. Ecco, vedete dove c'è il panda? Il cassettino lì sopra ci sono altri correttori chiusi, però. Quindi lì ci sono altri correttori che devo tenere. Quelli che devo controllare sono quelli dentro questa scatolina e questi dentro questo bicchiere. Cominciamo infatti dal bicchiere. Allora, c'è dentro questo qui, che è il correttore che ho preso di Essence ultimamente. Questo non mi piace perché non è coprente, quindi vorrei utilizzarlo come correttore illuminante. E questo qui con la spugnetta, però a me non copre. È il numero 20 nude, quello che ho preso io, però ripeto, per me non è un correttore coprente, nonostante qui ci sia scritto tipo altissima coprenza, ma anche no. Quindi vedremo come correttore illuminante. Questo qui lo devo buttare, ed è della Stilday. Questo l'avevo preso nei negozietti tutto a 1 euro quando ancora stavo a Palermo per università, quando facevo ancora la triennale, ed è scurissimo, cioè non so perché l'ho preso, guardate quanto è scuro. Cioè, no. Ma neanche per fare il contouring, perché è un color tipo nocciola scura. Ha un profumo buonissimo. Quello sì, però, cioè, ecco, io ho questa tonalità di colore. Ma se mi metto tipo così, ecco, io ho questa tonalità di pelle, non ci arriverò mai. Quindi questo lo buttiamo, anche no. E comunque è tanto che ce l'ho, anche se non puzza, un buon odore. Così come andrà a finire nella spazzatura questo qui della Stilday, sempre. Sempre preso tipo nei negozietti a 1 euro, quindi 99 centesimi. Non mi piace perché, uno, il colore, che è praticamente simile a quello, se vedete. È scuro quanto quello, poi è duro da stendere, anche volendolo stendere, cioè è proprio duro, devi fare fatica, e poi non ci arriverò mai a questo colore. Quindi anche questo, bye bye baby, vanno a finire nella spazzatura. Questo qui mi piace tantissimo, della Debbie, l'avevo preso sempre nei negozietti a 1 euro, questo, l'SOS Spot numero 1, e questo lo uso a volte per le occhiaie, però non per le imperfezioni perché è troppo aranciato come colore. Forse ve lo faccio vedere qui, lo vedete meglio sul polso, eccolo. Sembra scurissimo, non è così scuro, è tipo. È sul pesca. Ora io devo andare a vedere un attimino le riprese di questo video prima di pubblicarlo, devo capire come si vede. Comunque, è sul pesca, questo mi piace per le occhiaie ed è molto cremoso, quindi si stende bene, questo lo tengo. Questo l'ho preso l'anno scorso ed è di Shaka, dei correttori stick, ed è lo 04 se non sbaglio. Ed era con la punta, era uno di quei correttori a matitone con la punta fuori. Come vedete, la punta non c'è più fuori, quindi lo sto usando parecchio. Questo lo uso d'estate per le occhiaie. Quando mi scoccia fare 3000 strati di correttore, eccetera, eccetera, metto solo un velo di questo. Questo è il colore. Lo stendo con le dita, metto un po' di cipro per fissarlo e mi resiste tranquillamente tutto il giorno. Questo non mi si infila nelle pieghette, stranamente. Quindi questo lo tengo, mi piace. Anche per le imperfezioni è molto buono come correttore. L'ho preso l'anno scorso e ci piace. Questo qui praticamente è finito di Essence, solo che aveva le due parti, vedete, la parte beige l'ho finita, non esce più. E non era male come correttore beige, eccolo qui. È rimasta la parte verde che ha il puntino piccolino. Ok, stavo per distruggere tutto perché qui c'è praticamente un mobiletto con altre cose. Siamo sulla mia postazione make-up, non si era capito, vero? Comunque c'è il verde, mi sto smuocendo tutta la mano. Questo qui, che non è male come verde, è molto scrivente, però non lo so se tenere tutto il correttore per questo, perché poi ce n'è tanto di correttore verde, cioè vedete?
È praticamente nuovo, io non è che il verde lo uso, vedete? È praticamente nuovo, non è che lo uso tutti i giorni, solo che non lo so tenere tutto sto coso per sto correttore soltanto, boh. Vedremo. Poi ho questo di Bottega Verde che sapete non mi piace perché puzza di alcol. Cioè copre come correttore, anche buono come correttore, però puzza di alcol, ragazzi. Cioè, ma dal momento in cui l'ho aperto, non è che dice l'ho preso, ce l'avevo da tanto, l'ho comprato, l'ho aperto e puzzava di alcol questo correttore. Io non riesco a usarlo nel contorno occhi perché mi dà fastidio. A parte che ho paura di usarlo nel contorno occhi, questa puzza che ha di alcol, quindi non lo so cosa farci con questo. Per ora lo teniamo, però vediamo. Puzza di alcol non mi piace. Questo di Sephora lo sto finendo ed è una penna illuminante rosa, praticamente, vedete? Si gira il fondo ed esce il correttore rosa illuminante. Non ce n'è quasi più, infatti. Ah, ecco, esce un altro po'. Vedete, c'è questo correttore qui rosa. E questo l'avevo preso con i saldi l'anno scorso. Guardate che carino. Rosa, questo lo uso nella parte interna dell'occhio, nell'incavo del naso praticamente per rischiarare quella zona. Io ho l'anellino nuovo che mi sta largo, mi piace, con la coroncina. L'avevo preso su AliExpress a novembre, mi è arrivato tipo ieri che siamo al 3 marzo, ma dettagli. Poi c'è questo qui roll-on della Garnier, che questo ce l'ho da anni, quindi lo vado a buttare, tra l'altro non mi piace. Tra l'altro ho la sua versione, questa qui che sto usando adesso, che... Questo BB cream che è uguale a questo praticamente, solo che questo, se vedete, l'ho aperto il 24 febbraio, l'ho aperto adesso. Questo invece è aperto da troppissimo tempo, quindi lo andiamo a buttare. A parte che non mi piace, mi fa le occhiaie grigie questo qui. Ha questo colore qui, però mi fa le occhiaie grigie, quindi non mi piace. E puzza di alcol, quindi questa è andata male, quindi va nella spazzatura. Adesso vedrete le risate quando arriveremo ai fondotinta. E poi l'ultimo che c'è nel bicchiere è questo qui di Avon, che è quello verde, il correttore per i rossori. Questo a me piace, a molte ragazze non è piaciuto. Quando l'avevo fatto vedere, mi avevano scritto almeno un paio di ragazze che a loro non era piaciuto. Io mi trovo bene, devo dire. Ne applico pochissimo, solo nelle zone dove ho i rossori, quindi nelle Apple Cheeks, nelle guance d'inverno soprattutto. Non ha una copertura altissima, però va a attenuare leggermente i rossori, quelli chiari. Se avete tipo la dermatite o la cuperosa, quelli non li va a coprire, però i rossori chiari ce la fa. Ne avevo messo poco perché è molto oleoso come correttore comunque, non è coprentissimo ed è piuttosto oleoso, però questo lo tengo, quindi questi che tengo rimettiamo qui dentro. Ok, si è decisamente svuotato il bicchiere, meno male. Poi qui dentro, allora qui c'è un campioncino di fondotinta di L'Oreal, se non sbaglio. L'Oreal, questo era Ideal Balance numero 22 Sand Rose. Questo è buono come fondotinta, solo che ovviamente è scuro. L'ho usato un paio d'anni fa. No, non puzza. Che profumo! Madonna mia, raga, prodotti L'Oreal profumano. Solo che, vedete, è troppo scuro. Io sono troppo chiara, mannaggia. Adesso andiamo a ridere con i fondotinta. Guardate quanto è scuro per me. Cioè, con tutto che c'è una luce pessima, penso che si intuisca la... Oddio, il mal di mare. Ecco, con tutto che c'è una luce pessima, penso che si intuisca che è un pochino più scuro del mio polso, quindi... È troppo scuro, uffi. Solo che questo lo voglio conservare, voglio vedere se arriva ad abbronzarmi quest'estate. Lo so, io non riesco a buttare le cose, abbiate pazienza, mi affeziono agli oggetti e va bene. Poi c'è questo che era un campioncino di fondotinta Clarins, che è quasi vuoto. Perché lo sto tenendo se è quasi vuoto? Fatemi vedere il colore. Ecco, questo è un pelino più scuro, però si fonda abbastanza con la pelle. Infatti vedete che... Ve lo faccio vedere qui nel polso perché praticamente il colore dell'interno del braccio è quello che poi ho sulla faccia, quindi sono così cadaveriche, inutile che ve lo faccio vedere sul dorso che è più scuro. Quindi a questo colore diciamo che quando mi abbronzo, mettiamola così, ci arrivo. Tra l'altro c'è l'ultima applicazione, quindi questo lo tengo, lo applico e lo butto poi, visto che è quasi vuoto. Poi c'è questo correttore della Makeup Academy, della Makeup Revolution, che va a finire nella spazzatura perché non serve a niente. Si chiama The One Concealer, io ce l'ho nella tonalità medium ed è quello tipo il Fake Up di Benefit. Quello che ha il balsamo tutto intorno e poi il correttore al centro, però, cioè, guardate, non copre niente, cioè, vedi? E resta questo gel oleoso, vedete? E non copre, cioè, il correttore non si vede, resta sta patina di paraffina oleosa, quindi no, questo va buttato, non serve a niente, è inutile tenerlo. Questo di Elf mi piace un sacco per le occhiaie dell'Allover Cover Stick, di questi ne ho finiti diversi, mi è rimasto questo aperto e poi ne ho due nuovi da aprire. Questo era nella tonalità Honey, quella scura, questo lo uso per le occhiaie, infatti vedete che ha la conca, in genere non hanno la conca, sono piatti. Questo lo vado ad utilizzare per le occhiaie ed è un colore, vedete, aranciato, quindi contrasta il blu delle occhiaie, eccolo qui, l'ho messo sopra quello della Makeup Revolution, sono un genio. Infatti non si vede niente, grande Mari. Mettiamolo qua, io ho tirato l'unghiata anche a questo, vedete perché non porto le unghie lunghe? Eccolo, questo mi piace tantissimo come correttore, odora tipo d'arancia, i correttori di questa linea di Elfo odorano tipo d'arancia.
Poi, quindi questo resta con noi. Resta con me. Poi ho questo verde della New York Color. Questo qui per i rossori. Questo mi piace. E l'ho preso tipo l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo più, ma... No, non puzza. No, è in odore. Bene. Tra l'altro sono dietro la videocamera, quindi sentirete la mia voce a 10.000 decibel in più. Quindi questo è quello della New York Color ed è un correttore verde. Così, non è coprentissimo come correttore, però insomma costa tipo 1,90€, va anche bene. Questo qui della Essence è la linea più skin, il numero 2. Questo ce l'ho da tantissimo, l'avevo preso con i saldi a 99 centesimi. L'ho usato parecchio, se vedete. Non odora di niente, giuro, non ha odore sto coso. Ed è questo qui, che non è male, è un bel beige come correttore. Quindi questo lo teniamo. Così come teniamo questo qui della Rebecca, questo mi piace tanto. La Rebecca io non ve lo so dire dove trovarla, vedete questo qui l'ho usato parecchio, lo sto finendo. Questo è molto chiaro, mi piace per le imperfezioni anche in questo periodo, perché ha il colore della pelle che ho io attualmente, vedete è chiaro come correttore stick, quindi lo vado ad utilizzare sulle imperfezioni, ve lo faccio vedere qui. È chiaro con sottotono rosato, tra l'altro quando si... fuoco? Dai... Tra l'altro quando si asciuga si setta e anche se non lo vado a fissare con la cipria resta sull'imperfezione, quindi mi piace un sacco questo qui lo teniamo. Questo qui lo andiamo a buttare, della French Collection, questo l'avevo trovato in una di quelle box sorpresa che avevo preso sempre sul sito dei Cosmetic House. A parte che è tutto martoriato, poverino, poi vedete l'ho usato parecchio, cioè non, è quasi a metà e basta, ecco è arrivata la sua fine, guardate quanto è scuro, non ci arriverò più a un colore così, prima lo utilizzavo sulle occhiaie quando ero abbronzata, adesso non mi abbronzo più così tanto, quindi questo lo andiamo a buttare. Oh, sto buttando più cose di quelle che pensassi, sono brava. Questo della Mua lo devo regalare perché ha un odore di incenso di chiesa che io odio, infatti non l'ho mai usato per quello, vedete, l'ho solo swatchato un paio di volte, o forse l'ho usato un paio di volte, ma sa di incenso di chiesa, io non lo sopporto, sto odore, beh. No, quindi questo qui lo regaliamo. E lo mettiamo da parte. È coprente come correttore, però sa sta puzza che non mi piace. Questo è un fondotint in stick della Stilday, sempre quelli da 1€. La Stilday la trovate nei negozi 99 cent. Questo non mi piace, mi pare un po' troppo aranciato per la mia pelle. Comunque ce l'ho anche questo da tanto tempo, quindi andiamo a buttare anche lui. Sto buttando più cose di quelle che pensassi. In ultimo c'è questo qui, che è un primer viso della Murad. Questo l'avevo trovato in una glossy box 13 anni fa. Vediamo com'è. Non l'ho mai usato, tra l'altro. L'ho solo provato. Ok, sì, mi sembra leggermente scuro. Vediamo. È aranciato. Ah no, poi diventa trasparente però, quindi ok. Diventa più o meno trasparente. Si vede un po', non so se lo vedete dalla videocamera, però un po' aranciato resta. Non lo so, questo lo devo provare effettivamente. Quindi lo teniamo, lo proviamo. E abbiamo finito per quanto riguarda la scatolina. Ora rimettiamo a posto quelli che tengo, che sono questi qui. Questi sono fondotinta, ok, direi che l'abbiamo piuttosto svuotata la scatolina e quindi la togliamo. Visto che il video sta venendo un po' troppo lungo, lo dividiamo in due parti, quindi in questa prima parte vi ho fatto vedere i correttori e finiamo con questa che è una palette di correttori e poi vi faccio vedere i fondotinta nella seconda parte. Quindi questa è una palette di correttori che ho da anni, anche questa, ma che non puzza, ha sempre lo stesso odore, quindi questa qui la tengo anche perché mi piace molto. Ha tutti i colori, vedete, possibili e immaginabili come colori, diciamo, beige, quindi come colori di pelle, dal più rosato, al più giallino, più scuro, più chiaro, fino ad arrivare al marrone. Questo qui, che ovviamente non uso, però valendo per fare il contouring in crema si può utilizzare. Questa la uso d'estate però perché d'inverno, cioè vedete, calcestruzzo, non si prelevano d'inverno, diventano gelide le gialdine, d'estate diventano più cremose col caldo. E poi hai quattro correttori, ha tre correttori correttivi, giallo, verde e lilla, e questo verde è il buco. E poi ha l'illuminante bianco madreperlato, vedete che carino l'illuminante, però d'inverno, ecco, d'inverno è calcestruzzo, quindi questa la uso d'estate e questa la tengo. Vi faccio vedere velocemente i correttori che ho qui dentro, che sono quelli che tengo perché uso tutti i giorni, e poi vi faccio nel prossimo video parliamo di fondotinta. I correttori che sto usando tutti i giorni sono questo qui, che ho aperto il 24 febbraio, la settimana scorsa, praticamente, di Garnier, che è uguale a questo qui che andremo a buttare praticamente, solo che questo è vecchio, lo andiamo a buttare ed è più... mi fa le occhiaie grigiastre, questo non me le fa grigia, un pelino di arancione in più questo, e quindi non mi fa l'occhiaia grigia, almeno l'ho usato 3-4 volte e non mi ha fatto quello scherzo. Questo di Kiko l'ho rimesso in circolo adesso perché non lo stavo usando, perché non mi piace, non copre, però siccome l'avevo usato 2 volte ho detto fammelo mettere tre correttori che uso di più, vediamo se riesco a farne un uso adeguato. E questo è il numero 02 Peach, ed è... che non è proprio pesca, è più arancione che pesca, vedete?
Questo qui più salmone che pesca, secondo me. Eccolo. Quindi questo me lo sono messo davanti e ho detto vediamo di usarlo. Questo qui di avano lo sto finendo ed è il medium, se non sbaglio. Sì. Eccolo il medium di questa linea Extra Lasting. Questo lo amo. Questo lo sto finendo. Vedete, si intravede il bordo. Ma si vede anche da qui, vedete che è quasi vuoto, quindi lo sto finendo. Questo mi piace tantissimo per le occhiaie, l'ho utilizzato da solo quest'estate ed è ottimo. Così come è ottimo questo di Catrice, che è il numero 10 Porcelain del Liquid Camouflage. E questo lo uso sempre sopra all'Instant Anti-Age, che è questo che io entro in età nude. Eccolo qua. Uso prima questo e poi questo tamponato sopra. E questo è ad altissima coprenza ed è fantastico. Tra l'altro è un profumo meraviglioso, questo correttore. La Cor Parfait che sto finendo. Eccolo qui, anche questo mi piace tantissimo in tonalità 02 vaniglia. È questo qui. E anche questo sta finendo e lo amo. Questo sia per le imperfezioni sia per le occhiaie ha un'altissima coprenza. Questo di Essence che mi piace tanto è dell'All About Matte. Eye coverage ed effettivamente eye coverage, che io in tonalità 20 matte nude. Però non so se lo faccio, non so se lo fanno più questo correttore. Eccolo qua, ne ho fatto uscire un quintale, bravo Mari. Questo mi piace tantissimo per il contorno occhi, però ne metto poco 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 e poi lo vado a fissare con la cipria, altrimenti mi si infila nelle pieghette, ma quello è un mio problema, non è il problema del correttore, sono io che ho troppe pieghette. E poi il Maximum Coverage Concealer della ELF, della linea Studio, questo è in tonalità nude di 29 e questo mi piace tanto lo stesso, ha un'altissima coprenza e come correttore mi piace, quindi questi li metto in questo bicchierino e sono i correttori che utilizzo tutti i giorni. Dimenticavo di fare il resoconto, quindi facciamo un resoconto prima di salutarvi. Sto andando a buttare praticamente queste cose qui. Pensavo di buttare meno cose, invece sto andando a buttare parecchie cose. Quindi, in sintesi, sto andando a buttare questo di Essence che è vecchio ed è quasi finito. Comunque, più questi correttori qui. Alcuni sono vecchi, tipo tutti questi che vedete in mano sono vecchi, ce l'ho da tantissimo tempo. E questo perché non serve a niente, non colora, non scrive, non fa niente. Quindi, immondizia anche lui. Quindi, questi sono quelli che andranno a finire nell'immondizia. Yeah! Questo qui lo vado a regalare di Kiko e questo della Mua lo vado a regalare. Quindi questi due regalati, gli altri questi qui buttati. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Vi rimando alla seconda parte che penso pubblicherò, non so se di seguito a questa o no, comunque al limite poi ve la linko. E niente, se volete ci vediamo alla prossima parte. Oi! Se volete ci vediamo alla prossima parte con i fondotinta, minerali, primer viso e fondotinta vari ed eventuali. Ciao!